Abbiamo ritrovato i tre punti dopo due trasferte difficili, una sfida contro Pisa lanciata ai playoff, tanta soddisfazione immagino comunque per aver recuperato una partita dove si è andati sotto nei primissimi minuti. Sì, siamo contenti per la reazione fatta al secondo tempo, sicuramente adesso sono tre partite di fila che partiamo svantaggiati con 1-0. Oggi non ci stavo più, volevamo ribaltare il risultato e la reazione si è vista in secondo tempo, dove secondo me abbiamo fatto uno dei migliori secondo tempo quest'anno, dove li abbiamo messo sotto dall'inizio alla fine e abbiamo meritatamente vinto 2-1. Ecco, sul primo gol si è arrivato anche in ritardo, no? Rispetto a Moreo che ti ha anticipato, ha fatto anche un gran gol secondo me. Ecco, lì forse dovevi essere un po' più attaccato all'avversario. Sì, vedo la palla che viene da terzino loro, viene deflettato e cambia un po' balistica e mi ha anticipato e sicuramente potevo fare di più, sicuramente. Senti, come ti spieghi questa giornata dai due volti, queste ultime partite, no? Queste partenze sempre molto molli, così, e poi dopo invece questi secondi tempi in cui si riesce sempre comunque a fare la prestazione anche se magari il risultato non viene. Come mai? Qual è il blocco mentale che non vi fa partire bene? Tu lo sai, se me lo dice lei sarei contento, cioè, ci stiamo chiedendo anche noi cosa succede. Io credo che un arco e una stagione ci sono sempre i punti di miglioramento, questo sicuramente è in questo momento il nostro punto di miglioramento, bisogna partire cioè, bene, ci sono tre partite che non partiamo bene, ci guardiamo tutti i giorni per migliorarci e capire perché usciamo così i primi 5 minuti, 6 minuti, 10 minuti, però ci stiamo lavorando però oggi ci è andato fortunatamente bene. Adesso già sono tre partite perché a Ferrara con la Spal, a Brescia oggi che siete partiti in maniera molle. Poi dopo nel secondo tempo l'avete ribaltata, avete fatto una partita che praticamente era l'antitesi di quella del primo tempo. Quindi vi dovete sbrigare però a cambiare questo tipo di mentalità, perché il Venezia domenica è una squadra pericolosa, una squadra che gioca bene e non sarà una passeggiata, che ne dici? Sicuramente, io non credo che noi pensiamo di entrare in campo come una passeggiata, credo che anche oggi Pisa è una gran squadra che abbiamo comunque battuto sull'atteggiamento in secondo tempo, sì, lo sappiamo, ci stiamo lavorando, io non ti so dire il perché, ci siamo chiesti anche noi, è chiaro che siamo noi in campo a cambiare questa tendenza e ci lavoriamo, adesso domenica me la auguro che partiamo bene. Senti, un'ultima domanda da un punto di vista tattico, no? Nel primo tempo Moruzan ci aveva messo in difficoltà, giocava sempre tra le linee, mi pare di vedere spesso nella terminale qualche difficoltà nel prendere la sottopunta avversaria, no? Un trequartista che ci gioca tra le linee, non si capisce mai bene se deve uscire un difensore centrale, magari te piuttosto che Mantovani, o magari che, non so, un centrocampista che va sulle orme appunto del trequartista avversario. È una cosa su cui state lavorando? Avvertite questa difficoltà quando incontriamo squadre che giocano così, con un trequartista o due sottopunte? Sì, oggi erano due punte, quindi per me e Mantovani era un punto a testa, diciamo, un attaccante a testa. Poi è chiaro che sapevamo che Morusan si spostava molto tra le linee, che sia a destra o a sinistra, è un po', diciamo, il loro playmaker che determina che parte costruiscono. È chiaro che in primo tempo non siamo partiti bene, abbiamo lasciato troppo spazio a loro. Secondo tempo, che abbiamo anche alzato la media della squadra, non si è visto, lui si è spostato un po' più indietro e l'abbiamo risolto anche abbastanza bene quando è entrato poi Tramoni così, e quindi sicuramente ha aiutato anche questo che ci siamo alzati un po' come squadra. Altre domande? Grazie. Posto. Grazie mille.